Ok, questa sera parliamo della partita appena terminata e anziché fare l'analisi io, ve la farà il nostro capitano e il nostro palleggio, Rossana Papa. Io farò l'intervistatore. Allora, cara Rossana, oggi abbiamo affrontato la prima in classifica, sapevamo che fosse una squadra tosta, esperta. Come hai vissuto a livello emotivo la partita? Sono partite abbastanza cariche nel primo set, avevamo voglia di vincere. Poi siamo un po' persi verso la fine e anche nel secondo, abbiamo avuto un calo. E anche come squadra eravamo un po'. Non eravamo unite. Poi nel terzo ci siamo un po' di nuovo riavvicinate. E sì, abbiamo fatto. Si è passata dal primo, secondo, terzo, cioè ha analizzato già tutto. Allora vediamo un attimo nei dettagli. Primo set, bene. L'abbiamo giocato alla pari con loro, siete state brave a interpretare il gioco. Avete fatto un po' di confusione in alcuni momenti, ok? Poi hai detto che alla fine, ok, loro hanno chiuso il set e noi ci siamo un po' fermate. Ma secondo te, perché alla fine non abbiamo mollato? Non abbiamo avuto quella grinta per, da dire vogliamo vincere, vogliamo mettere giù la palla e quindi siamo. Quindi ritieni che sia soltanto una questione motivazionale a livello tecnico? No, anche tecnico, alcune scelte mie oppure anche, anche tecnico, non ho dato i palloni proprio perfetti. Quindi è venuto a mancare un po' di precisione. Ok, nel secondo set partiamo e loro battono, commettono un errore, poi la Rebecca è in battuta, abbiamo fatto i primi due battute e hanno regalato due punti a squadra avversaria. Ok, ti risulta? Sì. A quel punto lì cosa è successo? Si è calato. Ma ecco, fammi capire, visto che io sono in panchina e mi viene difficile capire certi momenti, ok? Beh, non sapevamo bene cosa fare, anche io dopo aver fatto alcune scelte non sapevo a chi darla, chi poteva andare perché avevano un po' di attini anche loro. Poi, boh, non so, bello. In quei momenti di cosa pensi? Noi siamo a ricezione, loro battono, ok, abbiamo subito 3, 4, 5, 6 punti, ok? Benissimo. E tu eri in prima linea, giusto? Ok, due attacchi prima linea, due attacchi seconda linea, ok? Come percezione, come sviluppo, come organizzazione contrattacco. A cosa pensare? Cioè, c'era momenti il molto basso dall'altra parte, se era in prima linea oppure in seconda. Oppure era in prima linea? Palleggio in prima linea. Ok. Va bene. Ti risulta che nel primo set tutte le seconde linee, tutte le pipe sono scese? Sì. E perché in quel momento lì non l'hai cercata? Però almeno qualcosa mi ha imparato oggi, eh? Bene, il secondo set poi è scappato via e in qualche maniera ci siamo rimessi un po' in gioco cercando di tirare alcune direzioni d'attacco e poi passiamo al terzo set. Terzo set partiamo fatto fuori, ok? Fatto col doppio cambio fatto, bene. Soffriamo molto, ci portiamo dietro a livello emotivo, il secondo set. E nelle tre posizioni, ok, andiamo sul 10 a 5 per loro, quindi sotto meno 5, entri tu doppio cambio, ok? Entri tu in doppio cambio, ecco, a me interessa, nel momento in cui entri, la sensazione che hai. Meno 5, 10, 5 per loro. Volevo portare la squadra al pari e poi superare. E quindi quando sei sentata in battuta cosa hai cercato? La ricettura attaccante. Quindi hai cercato di lavorare sul ricettore attaccante? Sì, e poi ho fatto una palla corta, poi ricettore attaccante. Per quanto riguarda la battuta, per quanto riguarda il contrattacco su difesa?
Ho guardato se il palleggiatore era in prima. Esatto. E allora ho cercato sia in 4 sia in 2 da Elena, che però in P1 non era in 2, dopo nel giro dopo ho cercato da Elena. Non abbiamo recuperato con i primi tempi? Non ti ricordi. È un problema, lo storico della partita è un problema. C'è un palleggiatore che non mi tiene a mente lo storico della partita. Dovevi andare a dire, poi mi lo studiavo, no? Vabbè, comunque entriamo in partita, va bene, giochiamo bene, giochiamo bene, giochiamo molto bene, va bene, recuperiamo già avanti 5 punti, ok? Alla fine andiamo addirittura avanti di 2. Andiamo avanti di 2, 23-21 se non erro. Ok? Vengo su ancora di un punto, andiamo su 24, va bene? E poi dopo lì cosa è successo? Loro hanno vinto 26-24 sotto di 2. Alcune scelte sbagliate da parte mia, e perché non andavamo di attacco. C'era il palleggio in seconda, quindi dare la palla in 4 era difficile, anche se era molto alto. Dietro c'era la Giacomini, però cioè, era una palla attaccata la volta e non riusciva a metterla di là. Sì, ma io ho chiamato tempo sul 23-21 e ti ho fatto una richiesta. Palla là. Perché dovesse fare una diagonale stretta. Gli ho dato due palle attaccate, poi gli ho dato la Camille e ho fatto il punto. Non è che abbiamo perso per colpa sua, per carità, ma ci sono alcuni momenti in cui il palleggiatore, che ha un ruolo fondamentale, ok, nel gioco della pallavolo perché è il regista, deve saper cogliere i momenti, deve cercare di rimanere stabile emotivamente, okay? Quindi fredda e soprattutto la testa di grande. Comunque complimenti, brava.